Il 2023 è finito, io ho deciso di pubblicare su questo canale dei video inediti mai pubblicati prima, che rappresenteranno tutto il mio 2023. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Samara Tramontana. Comunque bisogna trovare una intro diversa per il 2024 perché questa fa veramente schifo. Cioè io continuo a portarla avanti ma mi viene ogni volta che la vedo. Prima di incominciare seguitemi, lasciatemi piace, attivate le notifiche perché dal 2024 ci saranno delle sorprese enormi, quindi da domani praticamente. Vi faccio gli auguri adesso per la fine dell'anno e ora sedetevi comodi perché questo sarà un video veramente veramente importante. Aiuto! Ultimissima cosa, come chiamereste il vostro 2023? Che titolo gli dareste? È una domanda che se mi faccio quasi sempre, però magari quest'anno io il mio 2023 lo chiamerei Montagna Russa. Sì, perché è stato alti, bassissimi, ma ora guardiamo insieme. Allora, facciamo mille passi indietro, gennaio 2023, quindi il primo dell'anno. Conduzione Circo Massimo di Roma davanti a 80.000 persone, io appena 19enne, non capite l'emozione, cioè mi tremavano le gambe, sembravo una bambina, è stata forse l'emozione più forte che io abbia mai provato. Però, ovviamente, non è che mi può andare tutto bene. Ti pare? Ma mai, raga, cioè mai, se c'è una cosa bella per forza avere a fianco una cosa brutta, comunque una sfiga, perché sennò non va bene. 2 minuti prima di salire sul palco mi piego, mi si apre la gonna sul sedere, a metà, letteralmente avevo scusate per... davanti a tutti, cioè una delle figure peggiori che io abbia mai fatto, cioè io volevo sterrarmi in quel momento, non volevo neanche andare più con lui, ho detto basta, bene, ciao. Ovviamente non può finire qui la sfiga, il mio cambio era in una macchina che era nella macchina di un autista che aveva lasciato le chiavi all'interno della macchina e si era chiuso fuori, non so se avete capito, aveva lasciato i miei vestiti dentro con le chiavi dentro, la macchina chiusa e non lo so, si era chiusa la macchina con le chiavi dentro e quindi non poteva aprirla, quindi chiama i pompieri dovevano arrivare a aprire la macchina, ma ora che i pompieri sarebbero arrivati per aprire la macchina, per prendere le chiavi, prendere i miei vestiti e portarmeli, io ho finito di condurre ed era il 2024, quindi mi hanno cucito la addosso. Però poi ho condotto, andò benissimo, è stato forse il primo dell'anno migliore e oggi parto per andare a Roma e fare la stessa identica cosa, quindi non vedo l'ora. A gennaio stavo per ammazzare i miei amici. Allora, mi avevano detto che sapevano sciare, che erano bravissimi, che facevano i trick, le cose, ovviamente non era vero mai. Li ho portati in una pista pensando che fosse una pista rossa, invece era una pista nera. Diciamo che scendere non è stato molto facile, uno di loro si è rotto il crociato e io tuttora mi sentirò in colpa per sempre perché poi si è operato praticamente 2 mesi fa. Terribile, veramente, sono un'amica di me, me ne rendo conto. Capita. Però ora sanno tutti e tre sciare benissimo, molto meglio di me, quindi è servito. Poi c'è stato il compleanno di mia sorella Lara, mio fratello le ha regalato un gioco della cacca. Vabbè, andiamo avanti. Il 10 gennaio sono andata a fare gli scatti e le riprese per l'uscita del mio libro, per le copertine, le cose. E ho iniziato a vloggare, vloggavo a caso perché ho detto, boh, magari prima o poi lo metterò, quindi lo metterò adesso. Io ero terrorizzata all'idea che uscisse il mio libro, ma letteralmente, cioè, stavo male, non ero convinta della cosa, volevo farlo, non volevo farlo, perché io ho sempre avuto paura del parere della gente. E a distanza di un anno, adesso posso dire che non me ne frega più niente. Insultatemi, ditemi quello che vi pare. Io ho la mia vita, sto bene con le mie persone, non me ne frega niente del resto, cioè, se a te ti sto perché boom, non mi conosci, magari a video non sempre simpaticissima, boh. Mi dispiace, cioè i miei amici mi amano, mi vogliono bene della Madonna, è una famiglia pazzesca che mi supporta sempre, quindi io mettiti in coda, amico. Febbraio per me vuole dire solo una cosa: Sanremo. Allora, durante tutto Sanremo pianto, cioè nel monologo di Chiara Ferragni pianto, nelle canzoni pianto, quando parlavo Amadeus piangevo, boh, non so chi mi ha preso in quel periodo, piangevo sempre. Comunque, sono andata a Sanremo gli ultimi 2 giorni con RG, Omar e Adam, bellissimo. Quest'anno ci rivado, però andrò una settimana con RDS Next, ma non voglio spoilervi nulla. L'anno scorso ho conosciuto un sacco di persone fantastiche, Taranai, Clio Makeup, ma i cantanti, ho avuto modo di fare interviste, bellissimo. Però quest'anno, anzi nel 2024, premessa, quindi obiettivo 2024, dare il 100% di me anche Sanremo, poi non so quanto sia credibile così, però vi prometto che lo farò. Febbraio è finito qui, ora andiamo ai 2 mesi più brutti del 2023, marzo e aprile, terribili, cioè pianto, tristezza, solitudine, le 3 parole per descriverli, perché veramente io ho un problema, partiamo da questo presupposto, un problema che ho imparato ad affrontare, ora a distanza di un anno devo dire che sono cambiata, la solitudine, cioè io la soffro tantissimo, sarà perché sono nata in un contesto con 6 persone, in una famiglia numerosa, poi mi sono trasferita in un auto, non sono mai stata sola, io soffro la solitudine, non riesco a stare da sola, sto male. Letteralmente sto male, non mi piace, ok? Tutte le persone che amavo, tutte le persone con cui stavo tutti i giorni e che frequentavo nella mia vita quotidiana se ne stavano andando via a Roma per trasferirsi nella Stardust Lab, che è un house che hanno creato sempre quelli di Stardust sulla recitazione in cinema. Io super contenta per loro, nel senso che non vedevo l'ora che loro se ne andassero perché era quello che volevano fare tutti quanti. Però
il mio fidanzato dell'epoca se ne stava andando, la mia migliore amica se ne stava andando, le persone che vedevo tutti i giorni se ne stavano andando e io rimanevo completamente sola. È stato terribile lasciare andare via la mia migliore amica con cui io ho convissuto e che vedevo tutti i giorni 24 ore su 24, stavo insieme. Poi non so se potete capire questa cosa, magari è una cosa mia e devo affrontarla e lo so benissimo, la sto affrontando e ora sono molto migliorata. Ovviamente Milano-Roma sono 3 ore di treno, cioè posso vederti anche in giornata, però quella distanza per me mi sembrava Milano-Argentina, capito? Mi sembrava una cosa infinita, lontanissima. Invece poi non lo era ovviamente. Però sono stati veramente dei mesi brutti, brutti, brutti. Dimenticavo, io piangevo così tanto che mi si gonfiavano gli occhi a palla e non potevo uscire. Ma non potevo uscire perché era una cosa spaventosissima, paurosissima. Io, cioè, mi rivedo adesso nei video e dico, ma mi devo svegliare perché stavo così. Però a volte il cervello fa degli scherzi. Comunque volevo ringraziare Luca Broglia, Adam Spoleti e Omar Spoleti che mi sono stati vicini tantissimo. Cioè non ero completamente sola, c'erano loro e quindi loro mi hanno aiutato ad affrontare questo mio problema e ce l'ho fatta anche grazie a loro, quindi grazie. Cioè non è scontato, bisogna ringraziare le persone che fanno del bene perché cavolo mi hanno salvato, cioè nel senso mi hanno aiutato tantissimo, senza di loro non so che cacchio avrei combinato, che stupida che ero, però vabbè. Beh, è passato un anno, giuro che sono cambiata. Ah, fermi, vedi, marzo non è stato tutto una merda, non è vero. Perché il 14 marzo è uscito il mio libro, 7, basato sulla storia di Lady Giorgia e 7 ragazzi. La shitstorm che c'è stata è stato bellissimo, è stato bellissimo, c'è una liberazione totale, io finalmente ho raccontato la mia storia. Poi che l'abbiano letto in 2 persone, in 2000, 10.000, 50.000, 100.000, non mi interessa. Cioè basta che alle persone che l'hanno letto gli sia arrivato, perché per me è stato importante farlo, quindi sono stata molto felice per questa cosa. Maggio è il mese della rinascita. Cioè è stato da un periodo di quasi depressione, solitudine, piangevo tutti i giorni. Poi per delle cose che vi giuro mi vergogno quasi di raccontarlo, però è giusto essere trasparenti con voi perché magari affrontiamo tutte le stesse cose. È un periodo in cui io non riuscivo a star fermo un attimo per tutte le cose che ho da fare. Iniziamo proprio per ordine. 1. I firmacopie. Ho iniziato i firmacopie, ho avuto modo di incontrarvi, di abbracciarvi, di stare con voi, di vedervi. E un conto è leggere i messaggi, che a me fa sempre piacere, li vedo, bellissimo. Un'altra cosa invece è rendermi conto di chi mi segue, di vedervi, abbracciarvi, toccarvi, parlare. È proprio un'altra emozione, cioè mi viene da piangere perché è stato stupendo. Cioè in Duomo c'erano un sacco di persone e io in Duomo era l'unica tappa che non volevo fare. Avevo chiesto alla Mondadori di non farmi fare la tappa Duomo perché ho detto boh, non ci sarà nessuno, non verrà nessuno, tanto in Duomo mi vedono. Invece è stata quella che ha avuto più successo di tutti. Poi ho iniziato a condurre No Cap Generation, che è un programma che è andato su Sky, la mia seconda esperienza conduttrice dopo appunto il Capodanno. Bellissimo, è stato anche quella lì, è stato bello perché poi ho girato tutti i centri commerciali e ogni domenica dovevo andare in una regione diversa a conoscere persone diverse, cantanti diversi. Bello, veramente figo. E mi sono trasferita a Roma nella house. Cioè io ho fatto un dramma per 2 mesi e alla fine poi li avrei raggiunti e non lo sapevo ovviamente, perché ho iniziato a lavorare con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Gabriele Parpiglia per Ciao Darwin. Ho condotto un programma che si chiama Aspettando Ciao Darwin, che lo trovate su Medias Infinity, ed è stata una delle esperienze più stupende, raga, ve lo giuro, non so spiegarvi. Quando io sono entrata negli studi di Medias e ho visto gli studi dal vivo, ho visto Paolo, li ho conosciuti, ci ho lavorato insieme. A me non mi sembrava vero, cioè fino a 6 anni fa stavo sul divano a guardarmi Ciao Darwin in televisione con i miei e ora invece ci lavoro ed è stato folle. Cioè posso scriverlo con una parola, direi folle, perché non me lo sarei mai immaginata. È stato veramente figo. Ed è qui che io dico, piccola premessa per il 2024, non bisogna mai avere aspettative basse, avere sempre un piano A e solo un piano A forse, perché avere un piano B se quello che vuoi fare è la piano A? Mal che vada, sì, fai un'altra cosa, non saresti, cioè io non voglio un piano B, io voglio riuscire a fare il piano A. Non so spiegarvi, sti cazzi di avere un secondo piano, perché devo avercelo se voglio fare solo una cosa nella vita? Devo impegnarmi, avere costanza, dare tutto il 100% di me per arrivare alla. È impossibile che se fai queste tre cose non ci arrivi, non ci crederò mai. E niente, quindi piccola premessa, piccolo consiglio. Giugno e luglio mesi altrettanto belli, molto molto belli. Giugno ho iniziato a condurre l'RDS Summer Festival con Luca Campolunghi, che è durato tutta l'estate. Siamo andati in decine di paesi italiani, abbiamo condotto, abbiamo presentato un sacco di artisti. È stata la mia esperienza al 100% da conduttrice ed è quello che voglio fare nella vita, cioè non c'è niente da fare, è troppo bello. È una dipendenza, cioè io volevo salire sul palco, stare lì tutta la notte perché era bellissimo e poi Luca è stato il miglior compagno che potessi mai avere.
Poi ho condotto un evento a Mirabilandia, MTV Push Live, stupendo anche quello insieme a Gaia. Cioè Gaia è venuta a vedermi e questa è una cosa bellissima, lei è venuta per me, per vedermi. Giugno-luglio, oltre all'RDS Summer Festival, i viaggi, le cose belle, ho scoperto delle persone fantastiche, delle amiche femmine. Cioè io lo dico così in maniera un po' stupita, perché ho sempre avuto difficoltà ad avere delle amiche femmine, per il semplice fatto che a volte le ragazze sono molto invidiose tra di loro, c'è sempre un sacco di competizione e io sono la prima che non ha competizione con nessuno, a me non me ne frega niente. Cioè non sono gelosa, non provo invidia, non me ne frega proprio nulla di nessuno, perché tanto non ha senso. Cioè la mia vita è la mia, tu i tuoi problemi come io ce li ho, tu i tuoi successi come io ce li ho, fine. Ho trovato delle amiche stupende, cioè ho trovato questo gruppo, trovato, cioè sembra che l'ho raccolta per terra, poverine. Sono andata in Stardust Lab da quando ho iniziato a vivere lì, e in Stardust Lab vivevano Rachele Santoro, Stefani Bellarti, Aurora Celli e Jacqueline Zanetti, che era già la mia migliore amica. E vivendo in house si è formato questo legame tra noi cinque fortissimo. Ma la cosa bella di noi cinque è che nessuna di noi è uguale, tutti siamo diversi, abbiamo delle cose, delle particolarità che ci rendono tra virgolette speciali, uniche. E quindi magari c'è Aurora che si comporta in un modo, a Jackie che fa la mamma del gruppo, che a volte è molto più, ha molta più testa di tutte noi, Rachele invece super mega simpatica, io invece ho un altro ruolo all'interno di questo gruppo, ed è bellissimo. Cioè è stata una delle scoperte più belle del 2023, veramente io le amo. Poi sono andata al concerto di Tiziano Ferro, Tiziano Ferro per me è il top, non c'è, forse ci sono due persone sopra di lui, basta. Ho aspettato 5 anni per andare al concerto di Tiziano Ferro, perché prima il Covid, poi il Covid, poi il Covid, poi zona rossa, poi il Covid, basta. Finalmente c'è stato il concerto, mi hanno dato i biglietti, sono andata, è stato bellissimo. Poi cos'altro posso dire? Basta, giugno poi è finito, perché non è che dura 800 giorni. Passiamo a luglio e agosto. Luglio e agosto, vabbè, estate piena, ho fatto una super vacanza con le ragazze, col gruppettino di cui vi stavo parlando prima. Mamma ragazzi, degrado, cioè veramente. Stati tipo una notte da leoni, però versione girls, bellissimo. Abbiamo fatto Napoli, Palma de Mallorca, e io e Aurora Celli siamo partite, siamo andate a Mykonos dagli altri ragazzi. Anche lì il paese di Balocchi. Mykonos è una vacanza che bisogna fare. 2024, un'altra cosa che voglio segnare è andare e ritornare a Mykonos, perché è veramente stupendo. Se siete maggiorenni, se siete grandi, andateci, perché vi divertirete. Boh, non so spiegare, sono stati i 3 giorni più belli del 2023, per farvi capire. Dopo Mykonos sono tornata a casa, sono partita con i miei amici, siamo andati una notte in Liguria così fast, e lo dico perché è stato bellissimo. C'è stata una serata improvvisata, mi ha detto andiamo in Liguria a passare una nottata, a guardare le stelle al mare. Abbiamo conosciuto un sacco di ragazzi, abbiamo fatto colazione alle 6 di mattina, viaggia, ci siamo divertiti, bello, esperienza da fare, segnare 2024, devo farla ancora. Finita questa serata in Liguria, sono partita e sono andata a Sharm el Sheikh con la mia famiglia, anche quello un posto e una meta che secondo me tutti dovrebbero visitare. Non è stata una meta da 10, gli darei un 8, ma perché non mi piaceva molto l'ambientazione, non so se si dice così, comunque c'erano alcune cose che non mi piacevano tantissimo, e il cibo, raga, il cibo era terribile. Però ero con la mia famiglia, quando sto con la mia famiglia sto sempre bene. Da 8 passiamo a 9 solo perché c'era la mia famiglia. Ah, no, questa cosa qua la devo raccontare. Ho preso un volo con Jackie in aereo e pensavamo di morire, letteralmente di morire. Cioè io ero lì che dicevo, no, non posso morire a 19 anni, mi prego, ancora la vita davanti. Perché l'aereo aveva dei vuoti di 20 metri. Non so spiegarvi, l'aereo fa così, ok? Se ci sono le turbulenze l'aereo fa così, perché il vento arriva e quindi giustamente trema. Non so che cosa succedeva, c'era una tempesta, eravamo all'interno di una tempesta, quindi il vento magari colpiva l'aereo, lo portava su e poi lo spingeva giù, e quindi noi sentivamo sti vuoti come nelle montagne russe. Io dicevo no, stiamo morendo, tenevo Jackie, piangevamo. Poi nel video ovviamente noi ridiamo, però vi giuro che dopo aver stoppato il video, perché mi sono resa conto della gravità della cosa, non stavamo più ridendo. No, assolutamente no. Poi pausina, settembre Fashion Week, quindi è stato un periodo abbastanza di pausa, lavoro e stop. E poi sono andata a convivere con Rachele Santoro. È stato bellissimo. Scelta migliore del 2023. Lei, persona stupenda. Non so se conoscete Rachele Santoro, in caso andate a seguirla, vedetela. È un amore, educata, gentile, rispettosa. Poi veramente ci vogliamo bene, quindi forse è anche per questo che stiamo così tanto bene insieme. Nel senso che se c'è un problema ne parliamo, non è che io sto lì così a dire non so se dire che non lo so, magari si arrabbia, sti cazzi, si arrabbia, poi facciamo pace. Lei è uguale, bellissimo, abbiamo una casa bellissima, ho una coinquilina stupenda, siamo a Milano finalmente, perché io volevo andare a Milano, perché ogni volta ero o a Monza o a Lodi e comunque ero molto distante. Quindi promemoria del 2024, mantenere la casa e cercare di non farsela scappare via. Per il 31 ad Halloween, ottobre ovviamente, abbiamo fatto una mega festa a tema bellissima in casa, dopo vi lascio il link perché ci ho fatto un video YouTube, è stato stupendo, anche quello è stato veramente bello. Poi fatemi pensare cosa ho fatto a novembre. Vabbè, c'è stato il mio compleanno, ho fatto 20 anni, il mio compleanno,
comprando il mio gemello, perché sì, ho un altro gemello. La festa è stata molto bella, ci siamo divertiti un sacco. Non ho potuto neanche bere un goccino di champagne per fare il brindisi, perché poi mi devo svegliare alle 5 di mattina e andare a lavorare, perciò... No, non è andata come tutti i compleanni vanno, anzi è andata molto bene. Ed eccoci qui, siamo arrivati al 31 dicembre 2023. Probabilmente mi sono saltata un sacco di cose di quest'anno, ma sto parlando da 20 minuti ormai, non voglio annoiarvi. Grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto. Ora diamoci degli obiettivi e fatelo anche voi. Cioè, scrivetelo da qualche parte, mettetemi in testa quello che voi vorreste fare, scrivetelo e cercate di portare a termine i vostri obiettivi. Quello che io ho scritto un anno fa sul mio diario, il 90% delle cose si è avverato. Quindi devo dire che è andata molto bene. In amore è andata abbastanza male. Bene, non lo so. Magari il 2024 andrà meglio? Speriamo, perché... Speriamo. Per il 2024 chiedo solo di stare bene, che la mia famiglia stia bene, che il mio lavoro continui ad andare così. Vorrei andare tantissimo al Coachella perché è un evento che io amo, bellissimo. È un evento che io ammiro molto e vorrei partecipare insieme a Rachele, veramente. Inizierà un progetto importante fra 3 settimane, quindi anche qua su YouTube vedrete delle cose nuove. Spero di portare avanti YouTube e spero che a voi piaccia, quindi questi sono tutti i punti che mi sto mettendo. E ovviamente spero di continuare a fare quello che amo, perché è quello che mi piace. Mettetevi anche voi degli obiettivi, fate tutto per cercare di raggiungerli, perché non c'è niente di impossibile da fare, anzi, se uno una cosa la vuole e lavora per farla, state certi che sicuramente le cose andranno bene. Io vi lascio, grazie per aver visto questo video, è stato un video diverso dal solito, spero di non avervi annoiato, ma spero di avervi raccontato un po' di più di me. Vi voglio molto bene, quindi grazie e buon anno, auguri a tutti, ciao!